Jungle. Diciamo, iniziamo subito questa lunga diretta che praticamente non è mai terminata. Da oggi pomeriggio alle 14:25, sono le 19:33, quindi siamo oltre le 5 ore di diretta consecutiva. Andremo avanti ancora per 1:30 fino alle 21, come nell'appuntamento consueto domenicale. Ricapitolando, perché ci stiamo per collegare con lo stadio Renato Curi di Perugia, dove il Pescara ha distrutto il Perugia per 0-4, una partita fantastica della squadra di Massimo Oddo, che la sesta vittoria consecutiva, che rilancia le ambizioni di Serie A del Pescara, soprattutto dopo una prestazione monster della formazione biancazzurra. Ma aspettando che dalla mix zone dello stadio Renato Curi arrivino i due tecnici poi tesserati, noi cominciamo subito con i numeri della giornata di campionato, partendo dalla Serie A. Vediamo, con l'aiuto di Maurizio Da Qui, che ringrazio perché ci assiste da oggi pomeriggio insieme ad Andrea Costantini, Claudio Di Giacomo, Antonio Recanati, Francesca Romana Testi, Alfredo Primante, tutti quelli che anche la cronaca è stata, Paolo Renzetti, anche la cronaca oggi è stata investita, perché è stato un pomeriggio incredibile con il duplice omicidio in via Tibullo a Pescara. Quindi davvero uno sforzo importante della nostra redazione in questa domenica che non finisce mai per quanto ci riguarda. Empoli-Milan 2-2 giocata ieri, Fiorentina Torino 2-0 giocata alle 12:30, Frosinone-Atalanta, l'altro anticipo di ieri senza reti, 0-0, 1-1 tra Verona e Genoa e tra Inter e Carpi. Alle 20:45 inizia il super match dello Juventus Stadium tra Juventus e Roma. La Lazio batte il Chievo 4-1, stesso risultato a Palermo tra Palermo e Udinese 4-1, il Napoli vince a Genova Marassi contro la Sampdoria 2-4, il Bologna espugna il campo del Sassuolo per 2-0. La classifica del massimo campionato di calcio: Napoli 47, Juventus 42, Fiorentina e Inter 41, Roma 35, Milan 33, Sassuolo ed Empoli 32, Lazio 31, Chievo 27, Torino, Bologna e Atalanta 26, Palermo, Udinese 24, Genoa e Sampdoria 23, 18 per il Carpi, 16 per il Frosinone, 10 per il Verona. Oh, mi sono scordato che potete interagire con noi al numero di SMS 392-623-7060. Questa settimana non è possibile interagire con noi con WhatsApp per un piccolo problema di software che stiamo risolvendo, e dunque mandateci l'SMS normale. Quanto prima torneremo anche a poter interagire con voi attraverso WhatsApp. Serie B adesso, perché la giornata è quasi completa. Manca ancora Livorno-Como, ma il risultato che ci interessa più da vicino oggi è la vittoria 4-0 del Pescara sul Perugia. Ricordiamo la sequenza delle reti: l'autorete di Rossi nel primo tempo, nel secondo tempo la Padula, Benalì e Caprari per i bianco-azzurri. La classifica l'abbiamo vista più di una volta durante il collegamento con il Pescara, terza forza del campionato, 43 punti, comanda il Crotone a 51, Cagliari 49, il Bari 39 in quarta posizione, Novara e Brescia 38, Avellino 35, Cesena 34, Virtus Entella 31, Perugia e Spezia 30, Trapani 29, Latina 28, Vicenza e Ternana 27, Ascoli 26, Modena 25, Provercelli 24, Livorno Salernitana 23, Virtus Lanciano 21, Como 17. 7 punti. Lega Pro adesso, girone B, con una partita che è terminata da poco, che è quella tra Siena e Pistoiese, terminata 1-1. Vediamo tutti i risultati: Ancona Prato 3-2, L'Aquila Arezzo 1-1, Lupa Roma Lucchese 0-2, Pisa Teramo 1-2, Siena Pistoiese, come detto, 1-1, Rovini per il vantaggio della Pistoiese, Mendicino per il Siena, per il pareggio senese, Sant'Arcangelo Carrarese 2-0, Savona Maceratese 4-2, Spal Rimini 1-0, Tuttocuoio Pontedera 0-2. La classifica: Spal 41 punti, Pisa 35, Maceratese 31, Carrarese ancora 30, Pontedera 29, Siena 27, Lucchese, Arezzo, Tuttocuoio e L'Aquila 24, Teramo e Sant'Arcangelo 22, Prato 20, Pistoiese 19, Rimini 17, Lupa Roma 11, Savona chiude la classifica con 8 punti. Chiudiamo con la Serie D adesso, girone F.
Pano Isernia 0-0, Avezzano Chieti 2-0, Campobasso Jesina 1-0, Castelfidardo San Benedettese 1-3, Fermana San Nicolò 1-4, Giulianova Agnonese 1-0, Matelica Folgore Veregra 4-0, Monticelli Recanatese 0-1, Vispesa Amiternina 2-1. La classifica, ovviamente, appena avremo il collegamento, qualche ospite con Paolo Renzetti in, nella mix zone del Curi, ci fermeremo. Ampio spazio, priorità assoluta a Perugia. San Benedettese 51, Matelica 42, Fano 41, San Nicolò 34, Campobasso 32, Jesina 30, Recanatese 28, Avezzano, Monticelli, Fermana, Isernia 27, Chieti e Folgore Veregra 26 punti, Vispesaro 22, Castelfidardo 20, Giulianova 18, Amiternina e Olimpia Agnonese 17 punti, Avezzano e Olimpia Agnonese con l'asterisco hanno ancora la partita da recuperare della settimana scorsa rinviata per l'impraticabilità dello stadio di Agnone. Rientriamo, perché questa sera è una puntata particolare, non ci sono ospiti perché andremo avanti con il collegamento da Perugia. Vedete alle mie spalle Paolo Renzetti, già pronto in caso arrivino i tecnici. Ma facciamo così, prima di andare a Perugia andiamoci a vedere il servizio L'Aquila Arezzo 1-1, il servizio di Gianmarco Menga. Ovviamente il servizio parte, se arrivano gli allenatori a Perugia pronti a rientrare e ad andare ad ascoltare i protagonisti di questo Perugia Pescara 4-0. Nel frattempo L'Aquila Arezzo 1-1, Gianmarco Menga. Al Fattori finisce 1-1 tra L'Aquila e Arezzo, rossoblù in svantaggio per più di metà gara, ma poi salvati dal solito San Domenico che ha evitato una pesante sconfitta contro una diretta concorrente alla salvezza. Primo tempo abulico di emozioni nella prima mezz'ora, ci provano prima San Domenico nell'Aquila, quindi Capece che dalla distanza mette i brividi al portiere Scotti. Con le lancette andiamo a cavallo della mezz'ora. Sabatino e Feola cercano lo scambio, De Francesco colpisce il pallone con la mano, ammonizione e punizione dal limite. L'ex Inter Tremolada disegna questa parabola perfetta che trafigge Scotti sul suo palo. Gol da leccarsi i baffi e 1-0 per l'Arezzo al Fattori. L'Aquila prova la reazione subito, ma il collo pieno di Benzaglia dalla distanza viene messo in angolo da Baiocco. Prima del 45esimo ci prova anche Perna in sforbiciata su cross di De Sosa, ma anche in questo caso la mira è difettosa. Proprio allo scadere però gli aquilani rischiano il tracollo. Sanni abbatte così Bentancur, calcio di rigore per i toscani. Tremolada va dal dischetto ma si lascia ipnotizzare da Scotti e tiene in gioco l'Aquila. Nella ripresa i segni migliorano nel gioco mentre l'Arezzo cala fisicamente. Perrone trova la mossa vincente, fuori De Sosa, dentro Milicevic con conseguente spostamento di San Domenico in attacco nella 3-5-2. L'intuizione viene premiata al 25esimo, Perna verticalizza per San Domenico che beffa la linea difensiva dell'Arezzo, aggira Baiocco in uscita e sul piede debole appoggia nella porta sguarnita. 1-1 e settimo sigillo in campionato con il 7 dell'Aquila. Poco dopo a sfiorare il sorpasso è Perna con un'acrobazia che non va a buon fine. È l'ultimo sussulto, l'Aquila salva la pelle conquistando un punto prezioso dopo un primo tempo incolore ed una ripresa briosa. Settimo risultato utile consecutivo tra le mura del Fattori. L'Arezzo invece allunga ad 8 la striscia dei risultati utili dopo le due vittorie ottenute nelle prime due sfide del 2016. Ma di fronte avevamo comunque una squadra che è una squadra quadrata contro cui è difficile giocare. Sì, il primo tempo è stato un po' sulla falsariga della partita che avevamo fatto ad Arezzo, non siamo riusciti a giocare, è stata secondo me poi nel primo tempo una partita anche abbastanza brutta. E poi c'è stato questo episodio della punizione calciata, del gran gol che ha fatto e poi diciamo siamo stati fortunati e bravi perché comunque ha fatto una parata sul rigore e fortunati perché quando si sbaglia un rigore e quindi non siamo andati 2-0, abbiamo finito il primo tempo solamente 1-0, poi insomma ci siamo rinfrancati, nel secondo tempo è migliorata un pochino la qualità del gioco, forse anche l'Arezzo è un po' sceso dal punto di vista fisico, noi abbiamo preso campo
e devo dire che insomma al secondo tempo abbiamo fatto la partita. Mister Capuano, un buon primo tempo per l'Arezzo, poi è venuto fuori l'Aquila, un punto guadagnato, due punti persi. Ma due punti persi tutta la vita, cioè tutto il rispetto per l'Aquila, in campo il primo tempo c'era una sola squadra, ma anche il secondo tempo, nel momento in cui siamo calati fisicamente perché pressavamo alto il primo tempo, ci muovevamo negli spazi, il campo non era dei migliori, quindi abbiamo sprecato tantissimo, abbiamo gettato una vittoria che avevamo in tasca, basta che il rigore alla fine del campo. Cosa ha detto a Tremolata negli spogliatoi? Nulla, perché l'errore tecnico io non dico nulla. E allora queste le immagini di L'Aquila Arezzo, stiamo per andare a Perugia dove Paolo Renzetti è in compagnia di Giulio Nardi. A proposito, notizie da Chieti, si è dimesso il tecnico Donato Ronci e tutto lo staff tecnico dopo la sconfitta di questo pomeriggio sul campo dell'Avezzano. Dunque Donato Ronci e tutto lo staff tecnico del Chieti si è dimesso qualche ora fa e dunque vedremo quali saranno le decisioni, chi arriverà sulla panchina e soprattutto se le dimissioni saranno accettate. Ma andiamo a Perugia con Paolo Renzetti e Giulio Nardi. Ciao Paolo! Grazie, ciao Jacopo, siamo in diretta qui nella Mix Zone dello stadio Curi di Perugia. Ringrazio il nostro collega nonché conduttore di Pro L'Aquila, Giulio Nardi, di casa a Perugia. Giulio, commentare questa partita credo sia davvero difficile, non c'è stata gara, Pescara che ha dominato il Perugia, i resti del Perugia, perché oggi c'erano assenze pesantissime nella squadra di Bisoli. Sì, ogni giudizio per il Perugia è da rinviare inevitabilmente, perché quando non hai sei giocatori titolari importantissimi come i vari Del Prete per arrivare a Parigini, passando per Drolet che addirittura si è fratturato l'avambraccio nell'ultima seduta di rifinitura, diventa davvero complicato rendere la vita difficile a questo Pescara stratosferico, un Pescara sopra la media, un Pescara che quest'anno secondo me può puntare alla promozione diretta. Sarebbe davvero un peccato buttare via questa stagione, perché è una squadra che gioca a memoria tutto di prima, con combinazioni straordinarie, soprattutto nella ripresa, nella parte poi decisiva del match, quando il Pescara ha fondato la presa e ha chiuso la gara. Insomma, tantissime le occasioni costruite dai biancoazzurri, dicevo anche prima ai vari colleghi, insomma questa squadra gioca un calcio di Serie A, sembrava questa sera il Barcellona contro una squadra normale, quindi purtroppo per il Perugia è andata male, ma naturalmente c'è la consapevolezza e anche il piacere di salutare questa splendida trasferta del Pescara. Bene, ringrazio Giulio Nardi, vediamo se arriva il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Ecco qui il massimo dirigente della società biancazzurra, sicuramente soddisfatto per questa vittoria che è difficile da commentare, presidente, troppo il divario tra le due formazioni. Pescara che ha vinto 4-0, ma potevano essere 5-6-7 i gol di questa partita, non c'è stata gara. Sì, abbiamo giocato bene sin dall'inizio, abbiamo aggredito sin dall'inizio giocando un calcio che a un certo punto pareva di giocare a calcetto. Loro sicuramente avevano qualche defezione, però noi abbiamo giocato la partita secondo me in maniera straordinaria, non c'è stata mai storia. Presidente, se dovessimo dire il più bel Pescara, se non altro versione trasferta della stagione, non sbagliamo? No, il Pescara quest'anno ci ha fatto vedere tante volte tante belle partite, questa volta sicuramente è in assoluto la più bella, ma hanno fatto dei gol che secondo me raramente si vede anche in Serie A. Tanti osservatori di Serie A a vedere oggi Caprari e La Padula. Presidente, Caprari e La Padula sono andati in rete, ogni gol di questi giocatori fa crescere il valore di questi atleti che il Pescara ha avuto il merito quest'estate di prendere, La Padula, e soprattutto di riscattare Caprari. Ma ogni gol di questi due ragazzi, più che fa crescere il valore, porta punti al Pescara che servono per lottare per qualcosa di importante. Il resto in questo momento ci interessa poco. Guardando la classifica, presidente, a questo punto il Pescara è chiaro, punta alla Serie A diretta. Ma il Pescara deve rimanere con i piedi per terra, perché questo è un campionato difficile, è un campionato dove tutti possono perdere con tutti e vincere con tutti, quindi non bisogna esaltarsi di fronte a queste partite belle come questa. Pescara deve tenere i piedi per terra, deve sapere che il campionato è ancora molto lungo e ci sono due squadre davanti che stanno correndo moltissimo, perché se considerate che quest'anno a questo punto il Pescara ha più punti di quelli che aveva il Carpi l'anno scorso, che ha stravinto il campionato, e ci sono due squadre davanti che hanno addirittura 6 o 7 punti in più, quindi
Tornando alla partita, Presidente, partita, gara, dicevamo, difficile da commentare, però due parole io le spenderei su due giocatori che ultimamente avevano giocato meno, Torreira e Fiamozzi, che hanno offerto una prestazione davvero altisonante. Ma io ho sempre detto che questa è una squadra che ha un organico che sia chi gioca, chi gioca meno è all'altezza, e quindi Fiamozzi per me non è assolutamente una scoperta. Così come non lo è Torreira ha avuto un periodo diciamo un po' difficile, forse la spensieratezza che aveva l'anno scorso l'aveva un po' abbandonata, quest'anno è partito così, poi si è fatto male, poi il mister l'ha rivisto bene e oggi l'ha fatto giocare, ha avuto ragione ancora una volta lui. Alla settimana che chiude il mercato, Presidente Sebastiani, è chiaro che questa squadra così bella, così piacevole, così efficiente non merita di essere toccata, però se dovesse arrivare qualcosa, perché qualcosa arriverà, dove, che ci può dire? Ma noi l'abbiamo sempre detto, io non vedo l'ora che chiuda questo mercato, perché è uno stress solamente a rispondere a voi giornalisti. Dobbiamo farlo. Assolutamente sì, però noi non abbiamo nessuna necessità se non a livello numerico quello che sapete e che cercheremo di fare, perché è chiaro che non possiamo farci trovare impreparati di fronte a una squalifica, a qualcosa che possa tenere fuori uno dei tre durante le partite che mancano. Quindi questo è tutto, poi ripeto, se qualcuno chiederà di andare via che gioca meno, sicuramente faremo qualcosa. Diversamente noi siamo più che soddisfatti dell'organico, anzi molto soddisfatti. A proposito di mercato, i rumors dicono che il procuratore di Cocco avrebbe già raggiunto un accordo con la Salernitana. Quella di oggi potrebbe essere stata l'ultima partita del giocatore sardo con il Pescara. A me non risulta, quindi Cocco è un giocatore del Pescara, e ripeto, fin tanto che se dipende da noi Cocco sta bene a Pescara, se poi, come ho detto prima, Cocco o chi... Ha chiesto di essere ceduto Cocco? Nel modo più assoluto, quindi se qualcuno dovesse farlo, noi, ripeto, a dispetto dei santi non dobbiamo tenere nessuno, però non mi sembra che questo sia il problema del Pescara in questo momento. Pescara Bari, prossimo turno, il Presidente Sebastiani già chiede lo stadio pieno? Ma io non devo chiedere lo stadio pieno, io penso che questi ragazzi meritino lo stadio pieno, perché non so che cosa devono fare di più per portare gli sportivi pescaresi, però noi siamo stracontenti e strafelici dei nostri tifosi, di quelli che ci seguono sempre e ci danno una mano in tutte le partite. Oggi c'era un bel gruppo di nostri tifosi che ci hanno incitato dal primo all'ultimo minuto. Bene, direi che se non ci sono altre domande possiamo salutare il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Abbiamo parlato anche di mercato. Tra l'altro, Jacopo, permettimi di mandare un saluto a Giulia Terio, la nostra amica, figlia di Gaetano Terio di GT Fotovideo, che è a casa ammalata, doveva essere qui con noi oggi in questa gara del Renato Curi. Dunque un saluto a Grazia qui da Perugia, un ringraziamento sempre a GT Fotovideo, a Gaetano Terio per la collaborazione tecnica di questa diretta qui dalla Mix Zone dello stadio Renato Curi. Abbiamo ascoltato il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, abbiamo ascoltato anche Jacopo, il collega di conduttore tra l'altro di Prolaquila, Giulio Nardi, che parlava davvero di un Pescara, lo diceva anche il presidente Sebastiani, che può sicuramente puntare a questo punto alla promozione diretta. È vero che Cagliari e Crotone viaggiano a ritmi davvero forsennati, però la vittoria di oggi del Pescara e soprattutto il modo in cui il Pescara ha vinto a Perugia, un campo non facile dove pochissime squadre sono riuscite a conquistare l'intera posta, sicuramente certo. Rappresenta un punto importante, perché è giusto, bisogna credere sul secondo posto. Tra l'altro ti dico, Jacopo, che l'ufficio stampa del Pescara, Massimo Mucciante, ci ha comunicato pochi minuti fa che verranno a parlare, ovviamente oltre al tecnico Massimo Oddo, Caprari, dunque l'autore di uno dei quattro gol della formazione biancazzurra, e Torreira, di cui parlavamo pochi certo. minuti fa, proprio istanti fa, con il presidente Sebastiani. Un ritorno in campo sicuramente importante per il giocatore uruguaggio. Dunque se è in attesa dell'arrivo Paolo, facciamo così, io riprendo la linea. Calcio, io ti restituirei la linea. Sì, sì, riprendo la linea perché facciamo vedere le immagini sì. di Perugia-Pescara. Ovviamente appena avrai qualcuno torniamo da te, sei sempre collegato, quindi appena avrai un ospite torniamo da te. Però intanto vediamole le immagini. Eccole le immagini con il Pescara sì. che sì, si schiera, insomma tutto confermato.
rispetto alle indicazioni della vigilia, Campagnaro al centro insieme a Fornasier, Fiamozzi sulla destra, Zampano sulla sinistra, Torreira al posto di Mandragora a centrocampo, con Berre, Memusciai, Caprari. Jacopo? Jacopo, sì, sta arrivando il tecnico del Pescara Massimo Oddo, quindi dobbiamo un attimo interrompere sulle immagini della partita. Ecco il tecnico del Pescara Massimo Oddo, complimenti a questo Pescara che oggi sicuramente ha giocato la miglior gara della stagione, ma non c'è stata partita, con tutto il rispetto per il Perugia oggi a Renato Curi. Sì, a parte i primi 10 minuti del secondo tempo dove siamo rientrati un po' così. Poi ci siamo ripresi, abbiamo indubbiamente fatto una grande gara, abbiamo fatto una grandissima gara, siamo stati soprattutto bravi a non considerare la partita semplice vista le defezioni del Perugia, l'abbiamo resa semplice noi e sono contento perché continuiamo il nostro percorso, perché siamo comunque in forte crescita e dobbiamo dare continuità sperando che lì davanti qualcosina mollino. Qualità e concretezza, Pescara perfetto, lo possiamo dire? Sì, oggi siamo stati bravi, non credo che sia stata la partita migliore dell'anno, una delle migliori sicuramente, probabilmente a differenza di altre partite siamo stati bravi a mantenere tutti i 90 minuti, però i gol che abbiamo fatto oggi in un paio di altre circostanze mi ricordavano gol fatti in altri campi, quindi questo è frutto del lavoro che stiamo facendo, siamo stati bravi, complimenti ragazzi. Massimo Oddo ieri in conferenza stampa aveva detto se vinceremo a Perugia andremo in Serie A, Pescara ha vinto oggi a Perugia, quindi Serie A più vicina. Più vicina sicura, perché eravamo a 11, adesso siamo a 8, quindi sicuramente più vicina. Era stata la sua una battuta per distogliere un po' l'attenzione sul mercato, oppure voglio dire lo ha detto? No, perché... Io non faccio le battute, io dico sempre la verità, dico quello che penso, io credo fortemente in questo gruppo, credo che possiamo continuare questo tipo di andamento che stiamo avendo e credo fortemente in quello che facciamo e quindi se non fossi io il primo a crederci non so chi ci debba credere, quindi io sono quello che deve trasmettere ai giocatori questo tipo di mentalità. Oggi ci sono riuscito, probabilmente dovrò essere bravo a fargli credere questo, a convincerli di questo anche nel proseguo delle giornate, anche perché fino a questo momento bene o male tutte le squadre di Serie B hanno avuto una mini crisi, un calo, qualche partita sbagliata. Forse l'uniche che non l'hanno avuto sono state Cagliari e Crotone, prima o poi dovrà capitare. L'undici iniziale, la scelta di Torreira dal primo minuto, qual è stata la motivazione di questa scelta a conti fatti vincente? Loro giocavano con un 4-3-3, il nostro play oggi si doveva alzare molto, doveva essere molto aggressivo. E lui ha queste caratteristiche migliori, se vogliamo, rispetto ad altri giocatori che ho in quel ruolo e l'ho visto particolarmente bene in settimana, l'ho messo dentro e credo che abbia risposto alla grande. Ieri aveva detto oggi non parlo di mercato perché ci aspetta una partita importantissima come quella di Perugia. La partita di Perugia è passata, inizia da domani l'ultima settimana di mercato. Massimo Oddo cosa si aspetta? E poi Cocco oggi potrebbe aver giocato l'ultima partita con il Pescara oppure no? Non lo so, questo non lo so. Sento e leggo quello che vedete voi e leggete voi, anzi lo scrivete voi. Io so solo che in questo momento ho una rosa di 25 giocatori più 3 portieri più o meno e questi sono quelli che ho. Io al presidente ho solamente chiesto due cose, un difensore perché siamo pochi, ci vuole il quarto difensore e svoltire un po' la rosa perché siamo tanti, per il resto non ho chiesto null'altro, quindi quello che succede al di fuori di questo io non lo so. Faccio due battute per chiudere, Oddo. La prossima settimana, classifica alla mano, c'è un vero e proprio big match contro il Bari. Il messaggio al pubblico biancazzurro alla piazza di Massimo Oddo e se deve arrivare questo difensore, insomma, qual è la preferenza di Oddo? No, io non ho una preferenza, i nomi sono quelli che vedete, non è che ce ne sono altri, quindi sono tutti nomi che per vanno. Quelli una preferenza? No, non c'è una preferenza.
Voglio un giocatore che creda fortemente in quello che facciamo, che si sposi con la nostra causa e che abbia voglia di venire qua. Chi ha più voglia e compatibilmente a quello che può offrire il Pescara verrà. Vedremo. È il momento questo decisivo della stagione, a proposito diceva il collega, c'è questa gara con il Bari e occorre una risposta veramente importante da parte dei tifosi del Pescara, che probabilmente sono stati un po' freddi quelli che non sono venuti allo Stadio Adriatico in questa stagione, non quelli che sono sempre presenti ovviamente. E io chiedevo il messaggio di Massimo Oddo al pubblico. No, ma noi non diamo nessun tipo di messaggio, noi il messaggio lo diamo sul campo, con il lavoro settimanale e la meta finale, che è quella della domenica, del sabato, della partita. Noi rispondiamo così, credo che stiamo facendo grandi cose, credo che il pubblico quando viene allo stadio si diverte. Incontriamo il Bari, se si vince si va più 7, quindi io se fossi un tifoso andrei allo stadio, perché sicuramente sarà una bella partita e una partita che ha tanto valore. Poi noi il nostro messaggio lo diamo sul campo e l'abbiamo dato stasera. Grazie al tecnico del Pescara Massimo Oddo. Ecco Gianluca Caprari, uno dei grandi protagonisti di questa partita. Altra partita sopra le righe, sei stato dominante nel primo tempo nella tre quarti e concretizzato nel secondo tempo la giornata perfetta. Sì, sono contentissimo sia per la vittoria che per il gol. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo sbloccato la gara al primo tempo e chiusa nel secondo, ecco. Non so se Gianluca Caprari sapeva che oggi in tribuna c'era Vincenzo Guerrini, osservatore della Fiorentina. Ovviamente questi attestati di stima, questi osservatori che continuano a seguire Gianluca Caprari, e oggi ce n'era più di uno, significa che insomma Caprari sta giocando un grandissimo campionato con il Pescara. No, sono contento che comunque vengano a vedere le partite nostre, ecco. Io cerco di fare sempre il massimo per il Pescara in campo, ecco, soprattutto per la squadra. Oggi abbiamo dato una grande dimostrazione e questo era fondamentale. Ti rifaccio la stessa domanda che ti avevo fatto 3 mesi fa. Questo gruppo, per qualità di gioco, per compattezza, somiglia molto alla tua prima esperienza in maglia biancazzurra. C'era Zeman, sappiamo tutti com'era finita quell'anno, sei d'accordo? Ma io mi pare che ti avevo risposto che c'era ancora tanto da lavorare, perché... Ma sono passati 3 mesi, quindi? Quindi dobbiamo ancora lavorare, ecco, perché la strada è ancora lunga, mancano 4-5 mesi e le due davanti vanno forti. Gianluca, all'inizio di stagione avevi detto miro alla doppia cifra. La doppia cifra si sta avvicinando a grandi passi. Sì, l'ho detto, però adesso che ci sono vicino voglio superarla ampiamente, spero di farlo. Quindi devo continuare a lavorare così come sto facendo. Erano anni che aspettavo questo momento, perché sapevo delle mie qualità e quindi... Spero di continuare così, ecco. Ecco, nel primo tempo mi sei piaciuto particolarmente quando avevi Memushai vicino, quando Memushai faceva il centro-sinistra. Raccontaci un po' come avete dialogato lì in mezzo al campo alla tre quarti, perché il Perugia, lo possiamo dire, non ci ha capito nulla. No, ma sì, abbiamo davanti tanta qualità sia a centrocampo che davanti, ecco. Quindi ci troviamo molto spesso con le mezzali a cercare sempre scambi vicini e tante volte arriviamo al tiro. Le dediche sono sempre importanti, Gianluca, quando si vince. Io credo che la squadra oggi più che mai voglia dedicare questa vittoria a questi oltre 600 tifosi che vi hanno seguito anche a Perugia. A proposito di tifosi, la squadra è chiaro che si aspetta ora sabato prossimo di vedere uno Stadio Adriatico con un colpo d'occhio importante per questa partita con il Bari. Sì, loro sono, per noi sono fondamentali. Adesso, come tu, ci aspetta una partita con il Bari fondamentale, quindi speriamo che vediamo uno stadio pieno, perché a noi ci dà più carica, ecco. Vorrei fare una dedica a mio padre che oggi compie gli anni, ecco. Allora, facendo anche noi tanti auguri, ti lasciamo con una domanda, riprendo la prima che ha fatto il collega Paolo Renzetti. C'era la Fiorentina oggi a guardarti, se dovesse arrivare l'offerta concreta, Caprari se la sente di dire in diretta, Gianluca Caprari dice no, resto a Pescara? Ma guarda, questo qua... No, ci devi rispondere se... Non lo so, io adesso penso al Pescara, ecco, questo ve lo posso dire. Grazie a Gianluca Caprari, complimenti per quest'altra giornata da dimenticare e da ovviamente da non dimenticare. Ecco Torreira. Lucas Torreira in campo dal primo minuto. Dopo diverse settimane si era parlato di un tuo possibile passaggio sin da quest'inverno, sin da gennaio alla Sampdoria. Oggi hai giocato bene, hai dimostrato di tenere a questa maglia, a questo Pescara. Sì, oggi ho tornato dopo quasi 2 mesi di infortunio.
E niente, la squadra ha vinto e ha fatto una grandissima partita e quindi dobbiamo lavorare e continuare per questa strada. Ritmo, qualità, soprattutto a me è piaciuta tanto la tua personalità, sembrava che giocassi da tanto tempo con questa squadra, l'infortunio non c'era, ecco, diciamo così. Insomma, quando hai saputo che oggi toccava a te, cosa hai pensato dentro di te? Ho lavorato tanto nella settimana e il mister oggi alla riunione tecnica mi ha detto che Torreira entra in campo e quindi io sono sempre pronto a disposizione del mister. Sì, devo andare in campo, devo andare in banchina. Cerco di fare sempre il mio meglio e il meglio per la squadra. Oggi penso che la squadra ha risposto benissimo, 4-0 e facendo un grandissimo calcio. Scusa, tatticamente hai alzato molto la squadra. Sì, loro all'inizio erano 4-3-1-2 e il mister mi ha detto che sarà davanti alla difesa e prendendo sempre il trequartista. Poi sì, c'ho la palla, la squadra c'ha la palla e quello che è la caratteristica mia è di giocare e di fare giocare la squadra. Hai giocato una grande gara, tra l'altro la scelta di Oddo di far giocare Torreira in una gara che il tecnico considerava decisiva, aveva detto ieri Oddo, se vinciamo a Perugia la Serie A è più vicina, questo ti responsabilizza e vuol dire che il tecnico crede più che mai anche in Lucas Torreira. Sì, lo so che il mister è lui che mi ha portato in questo livello, perché dopo l'anno scorso che ho fatto con lui in la primavera sono imparato tantissimo e niente, solo io devo continuare così. Se il mister, come ho detto prima, se il mister dice Torreira va in campo, io vado in campo e do sempre il 101%. Torreira ora non vuole uscire più però. Eh sì, dopo questa partita, questa vittoria è normale che uno vuole continuare sempre agli 11 titolari, ma siamo un gruppo grande dove tutti possiamo essere titolari, ma se il mister fa un'altra scelta io le devo rispettare. Vogliamo chiedere anche a te, come abbiamo fatto con Gianluca Caprari, anche con il tecnico Oddo, di fare un appello, se così lo vogliamo chiamare, ai tifosi del Pescara per questa gara importantissima di sabato prossimo all'Adriatico con il Bari. Speriamo che ci sia tantissima gente perché è una partita molto importante, che noi siamo terzo in classifica e noi, come ho detto prima, noi puntiamo su andare in Serie A subito senza fare il playoff come abbiamo fatto l'anno scorso. E sabato è uno scontro diretto perché il Bari sta a 4 punti e quindi se vinciamo possiamo allungare lo punto. Bene, noi è tutto, grazie a Lucas Torreira, complimenti per la prestazione del giocatore sudamericano. Non arriveranno altri tesserati del Pescara, tra l'altro Jacopo, diciamo che il Perugia è in silenzio stampa, dunque non crediamo possa arrivare nessun tesserato della società biancorossa perché il Perugia è in silenzio stampa, quindi se tu sei d'accordo io direi di restituire la linea definitivamente allo studio qui dalla Mix Zone dello stadio Renato Curri di Perugia, ovviamente ringraziando nuovamente il collega Gaetano Terio per la collaborazione tecnica, tutti i nostri telespettatori per averci seguito, ricordando il risultato finale qui nel freezer, siamo praticamente all'aperto dello stadio di Perugia dove il Pescara ha vinto per 4-0. Da Perugia è tutto, linea allo studio. Grazie a Paolo Renzetti, chiediamo scusa ovviamente per la qualità video, non è eccelsa insomma, per utilizzare un eufemismo, ma d'altronde sono i classici problemi di collegamenti in diretta che possono capitare. Se lo saluto, Andrea Costantini, ciao Andrea! Ciao, sei... Di ritorno da Avezzano, ti abbiamo sentito questo pomeriggio, sei materializzato. Sì. Allora, siccome stiamo per andare in pubblicità, ma torniamo sull'altra notizia del pomeriggio, a parte quella di cronaca che abbiamo sviscerato molto analiticamente, dimissioni per Donato Ronci e tutto il suo staff tecnico. Tu eri proprio ad Avezzano ad assistere, sì, ad Avezzano Chieti, tra poco il servizio dopo la sconfitta per 2-0 Ronci si dimette e con lui tutto il suo staff. Sì, c'era la sensazione che potesse accadere qualcosa perché non ha parlato nessuno si è fatto vedere in sala stampa e quindi, data anche la prestazione della squadra che era stata decente nel primo tempo, almeno nei primi 20 minuti, poi una prestazione incalando, un secondo tempo inguardabile, era una prestazione che poteva anche portare a dei provvedimenti. In realtà il provvedimento non è stato preso dalla società perché è stato Donato Ronci e dimesso
mettersi, con lui tutto lo staff tecnico. Peraltro annunciamo che a minuti, appena avremo la possibilità, lo stesso mister si è reso disponibile per un collegamento telefonico, quindi poi chiarirà meglio i motivi di questo suo gesto, che è apprezzabile perché si assume delle responsabilità che magari ci sono ma chiaramente non sono tutte sue, e quindi insomma Ronci si è dimesso. Staremo a vedere poi se queste dimissioni saranno accolte, se ci sarà effettivamente un cambio oppure no, però il dato di fatto è questo, e viene al culmine di una brutta partita che manda il Chieti in zona play-out. E allora io direi di vederci gli highlights del Pescara, di Perugia-Pescara, li commentiamo insieme anche se già li avete intravisti mentre andavano le interviste. Come detto, Pescara con il solito modulo, Campagnaro gioca al centro della difesa con Fornasier ai lati, Fiamozzi a destra, Zamparo a sinistra perché Crescenzi è infortunato, non c'è Mandragora che va in panchina, c'è Torrera al suo posto che abbiamo sentito fare una grande prestazione insieme a Memusciai e Berre, in attacco Caprari, Benalì e Gianluca Lapadula. Questo è Pierpaolo Bisoli che ha tanti problemi di formazione. Davanti i perugini hanno il tridente di Carmine, Zapata, Rolando Bianchi. Questo è Massimo Oddo. Si comincia, questi sono i tanti, tantissimi tifosi del Pescara arrivati in Umbria a sostenere una squadra, e la loro squadra, la squadra biancazzurra, non li deluderà perché gioca una partita davvero di un'intensità pazzesca il Pescara. Ecco, vediamo la prima azione con Zampano al sesto. Memusciai carica il destro, pallone alto sopra la traversa di Rosati, ma sono le prime avvisaglie che il Pescara sta giocando una partita davvero di altissimo profilo. Caprari prova il destro lui, pallone al lato da zona centrale del campo, eravamo all'undicesimo, al quindicesimo Zampano dalla sinistra, il cross, la forbice di Lapadula, Mancina, pallone che batte a terra e Memusciai non riesce a correggerla in rete, ma sono i prodromi del gol che arriva al venticinquesimo, traversone di Memusciai, Marco Rossi combina un pastrocchio e praticamente butta da solo, si butta da solo la palla in fondo al sacco, il lancio di Caprari e poi vedete che cosa combina Rossi, pallone che valica la linea, non c'è neanche bisogno di stare a rivedere, non è nemmeno un episodio da moviola. Pescara in vantaggio 1-0 al 25esimo, ma che continua ad attaccare con Lapadula, servito da Memusciai, risponde Rosati, la girata mancina di Gianluca Lapadula che nel secondo tempo troverà il gol. Finisce il primo tempo, nella ripresa il cliché cambia, ma solo nei primi minuti, con il Perugia che prova a mettere il naso fuori dal guscio con questo tiro di Della Rocca al secondo minuto della ripresa. Il pallone è deviato, Fiorillo rimane immobile, ma pallone che esce, vedete Della Rocca che arriva di gran carriera, pallone fuori. Poi il Pescara prova con Lapadula al tredicesimo, si libera di un avversario, anzi praticamente l'avversario non riesce a tenerlo, diagonale che però termina al lato di un soffio. Pescara che ci prova ancora, sempre con Lapadula sugli sviluppi di un corner, stavolta di testa, para Rosati, ancora corner per il Pescara con il servizio di Zampano che trova Lapadula in posizione regolare, supera Rosati e deposita in rete il pallone che vale lo 0-2. Siamo al 21esimo della ripresa, 12esimo gol per l'ex attaccante del Teramo Gianluca Lapadula. Adesso il Pescara diventa champagne perché arriva anche il 3-0, azione tutta di prima, fantastica partita da Fiamozzi, Lapadula, poi per Caprari, ancora Lapadula per Benalì per il gol dello 0-3. Siamo al 25esimo della ripresa, ci prova il Perugia con questo diagonale di Di Carmine che Fiorillo disinnesca con i piedi al 27esimo, poi arriva anche il 4-0, colpo di tacco di Verre, inserimento a fari spenti di Gianluca Caprari, piatto destro in fondo al sacco per il gol del poker biancoazzurro, quello che non cambierà più fino alla fine della partita, anche se il Perugia ha un sussulto con Di Carmine, pallone dentro, Bianchi, arriva Zapata, risponde alla grande Fiorillo, pallone anche centrale ma praticamente era un calcio di rigore in movimento, con il Pescara che sfiora anche il 5-0, prima con Torreira e poi con Verre che alza troppo la traiettoria, Verre ex della gara, finisce dunque 0-4, questo è il triplice fischio di Francesco Paolo Saia. E settimana prossima, sabato prossimo, questa è la festa dei giocatori del Pescara, sabato prossimo Pescara-Bari,
Rivediamo la classifica perché il Pescara adesso è a più 4 sul Bari, vincendo contro il Bari andrebbe a più 7 rispetto alla quarta e in caso di distacco di 9 o più punti il Pescara andrebbe in Serie A anche da terza. Più punti, più di 9. Come Andrea? Più di 9. Più di 9 punti, no, il Pescara andrebbe in A direttamente. 9 non basta, 10, da 10 in poi. Quindi il Pescara se vince contro il Bari va a più 7 a quel punto. Praticamente, teoricamente. Se vince contro il Bari il Pescara è a 3 punti dalla Serie A, avendo a disposizione dalla 25esima in poi tutte queste giornate per prendere altri 3 punti dal Bari o comunque dalla quarta. Quindi per caricare un pochettino di più la partita, visto che sono stati lanciati degli appelli anche dalla sala stampa di Perugia, si può dire che c'è in palio la Serie A nella gara, certo, di sabato, non tanto per il Bari che deve cercare di limitare i danni e di accorciare le distanze, perché se il Bari perde e il Pescara vince, il Pescara si avvicina sensibilmente proprio alla Serie A, a prescindere da Cagliari e Crotone. Assolutamente, allora ci fermiamo per la pubblicità, continuate a scriverci, tra un po' leggeremo i vostri messaggi, poi partiamo con la raffica dei servizi di Serie D che sono già tutti pronti, non cambiate canale, a tra poco. Allora rientriamo, 20 e 17 minuti prima di iniziare con i servizi. Il primo sarà quello di Avezzano Chieti. Io saluto e ringrazio Donato Ronci che è in collegamento telefonico, allenatore dimissionario del Chieti. Mister, abbiamo messo così nel sottopancia, non ce ne voglia. Innanzitutto, dimissioni maturate quando? Al termine della partita? Buonasera a tutti, sì, dopo la partita abbiamo parlato io e il mio staff e abbiamo preso questa decisione perché era giusto in questo momento fare questo passo. Spero che questa cosa serva a dare una sterzata forte ai ragazzi e che spero che questa cosa possa portare un po' di pace, un po' di tranquillità alla società, al presidente Pomponi che ringrazio tantissimo perché è una persona che con me si è comportato in un modo incredibile e non finirò mai di ringraziarlo, una persona per bene che sta facendo cose straordinarie a Chieti, perché Chieti se esiste ancora lo deve a lui e se arriverà nel calcio che conta lo dovrà a lui. Senti mister, perdonami, sono dimissioni irrevocabili? Io ho dato le dimissioni perché arrivare a una situazione del sì sono irrevocabili, scusami, non avevo capito. È giusto, ripeto, darle perché in questo momento era giusto che mi assumessi la responsabilità della cosa. È normale che purtroppo sono stati fatti tanti errori e in questo momento, ripeto, la cosa più importante è che questi ragazzi riescano ad uscire da questa situazione e che la società, ripeto, abbia un po' di serenità, un po' di tranquillità. Questa è la prima cosa. Chiaramente auguro a loro veramente di farlo già la domenica prossima. Senta mister, l'impressione ascoltandoti è che questa decisione, ecco perché io prima ti ho chiesto alla fine della partita, non sia proprio legata strettamente, solo ed esclusivamente a questa partita, o sbaglio? No, non sbaglio, è un momento difficile, purtroppo abbiamo, guarda, c'è il dispiacere enorme che da quando comunque abbiamo rimesso su sta squadra con i vari Comini, Fiore e Los Santos non abbiamo mai potuto schierare la migliore formazione, l'abbiamo fatto una sola volta ad Agnone, abbiamo vinto 3-0 facendo una gran partita, purtroppo ci sono state delle situazioni, vedi l'espulsione di Los Santos e purtroppo le 3 giornate ci ha devastato. Che lui ha preso infortuni a seguire di alcuni under molto bravi che purtroppo hanno portato il Chieti a non raccogliere quanto meritato. Io penso che il Chieti nelle ultime settimane abbia fatto forse le migliori partite in casa con San Nicolopoli, giocando in 10, secondo me meritavamo qualcosa in più e c'era un rigore per noi alla fine non ci è stato dato. E la partita a seguire con la Fermana abbiamo giocato penso quasi esclusivamente solo noi. Chiaro che siamo stati sterili, molto sterili, però alla prima occasione la Fermana ci ha fatto gol. Oggi noi, secondo me, abbiamo fatto un primo tempo forte, abbiamo regalato l'1-0 all'Avezzano perché è stata un po' una palla persa in mezzo al campo, abbiamo preso questo gol.
Il secondo tempo è stato un altro regalo, purtroppo abbiamo fatto un altro errore, la Rezzano ha tirato in porta due volte se non sbaglio, è un contropiede quando eravamo sotto verso il finale di partita, però sono tante cose che hanno portato a questa squadra a non raggiungere dei risultati, è normale che quando poi i risultati non arrivano ci sono critiche, ci sono momenti di tensione e in questo momento io non sono sempre messo la faccia. Sempre e ce la continuerò a mettere. Io sono allenatore di questa squadra e è giusto che faccia questa cosa, ti ripeto, ma non perché non creda nel mio lavoro, non creda nel mio staff, non perché penso che non usciamo da studio, sono certo che ti esci da questa situazione. Però in questo momento era doveroso fare questa cosa per cercare di dare un po' di serenità, ripeto, alla società e per dare anche ai ragazzi la possibilità di tirare fuori qualcosa in più che forse per superare, no, un po' il problema delle assenze riescano a fare, cioè, magari dando qualcosa in più sul prospetto morale e mentale possano raggiungere risultati che meritano. Ti faccio una domanda, mister, hai già parlato con la società, con il presidente Pomponi? Dopo la decisione? Noi ci siamo fermati nello spogliatoio dopo la partita, solo io e il mio staff, il direttore Omar. Abbiamo preso questa decisione, io l'ho comunicata al presidente Pomponi, è normale che il presidente Pomponi non ho problemi a dire che le ha rifiutate e che non le accetta nella maniera più assoluta, però io da parte mia non posso far altro che ringraziarlo dirgli grazie poco, perché quello che lui ha fatto per me nel calcio non esiste, nel calcio la cosa più facile è mandare via sempre l'allenatore quando le cose non arrivano, quando i risultati non arrivano paga sempre l'allenatore, conviene a tutti, no? Per lui era la scelta più facile in questo momento, eppure lui si è messo sempre davanti, difendendomi, è andato avanti come un treno, io non posso che ringraziarlo, però in questo momento i ragazzi, la società, lui stesso devono ritrovare un po' di serenità e magari questo gesto potrà servire a questo, io me lo auguro perlomeno e spero, ripeto, che Chiedi riesca a raggiungere i risultati che merita nella maniera più assoluta. Dimmi. Ti faccio davvero l'ultimissimo, poi ti lascio perché sei stato già gentilissimo ad accettare il nostro invito telefonico. Il presidente che hai detto ha respinto le dimissioni. Abbiamo parlato io e lui. Non lo fare, non esiste, non ti preoccupare, usciamo fuori da questa situazione. Dovesse continuare il presidente in questa voglia di tenerti sulla panchina del Chiedi, c'è dunque la possibilità di una, non dico una retromarcia, però di un ripensamento magari anche a freddo? Guarda, in questo momento ti dico di no, perché se ho preso questa decisione l'ho ponderata, io non sarò mai un problema per i tifosi del Chiedi, non sarò mai un problema per il presidente, non sarò un problema per nessuno, in questo momento penso che era la cosa più giusta fare, assumersi la responsabilità di quello che è il momento. È chiaro che questa è una valutazione che adesso deve fare la società, valuterà, ma io ho preso questa decisione, se l'ho presa è perché sono convinto di quello che ho fatto. Grazie a Donato Ronci, ovviamente grazie, in bocca al lupo per il futuro, ti aspettiamo presto in studio, anche per parlare più approfonditamente. Buona serata a Donato Ronci. Allora, in area dopo... visto che abbiamo introdotto il discorso di Avezzano Chieti, ci andiamo a vedere il servizio firmato per noi da Andrea Costantini. Vediamo. Dopo quasi 19 anni torna al De Marsi il derby tra Avezzano e Chieti. Ad aggiudicarselo sono proprio i marsicani con un gol per tempo al termine di una prestazione concreta ed essenziale. Male il Chieti, specie nella ripresa, e i teatini finiscono in zona play-out. Reduce dal rinvio della gara di Agnone, il tecnico marsicano Lucarelli si ritrova sul groppone le squalifiche di Felli e Menna e l'infortunio di Pollino. Al loro posto Di Curzio in attacco, Venditti e l'italo-ivoriano Aleppo in difesa. Dall'altra parte Ronci ancora privo di Dos Santos, out Molenda e Scala. Albi Vitale, non al massimo, finisce in panchina. Tridente d'attacco con Varone, sacrificato centravanti, Comini e Fiore ai lati. Torna a riempirsi la curva dell'Avezzano, mentre sono più di un centinaio i tifosi nero-verdi assiepati nel settore ospiti. Il Chieti parte meglio contro un Avezzano molto guardingo. Fiore è molto attivo e già al quinto recrimina per il suo atterramento in area dopo il contatto con Aleppo. Per Cattaneo di Civitavecchia non ci sono gli estremi della massima punizione. Ancora Fiore si rende pericoloso all'ottavo, ma il tiro dell'esterno Vastese sfila al lato. Fiore che al 14
14esimo riceve nel cuore dell'area, si gira bene ma deve calciare col piede meno preferito e si vede centrale. Ma è l'Avezzano cinico a passare al primo affondo, al 19esimo bella idea di Censori in profondità a servire Di Curzio che con caparbietà e un pizzico di buona sorte vince un rimpallo e fa secco il portiere teatino in uscita. Primo gol per il centravanti, classe 96 prodotto delle giovanili della Fiorentina. Il Chieti non ci sta, il 26esimo protesta timidamente per un altro atterramento di Fiore, ma la palla gol più ghiotta per il pari arriva un minuto dopo. Massimo raccoglie la corta respinta di Davino e calcia, ma sulla linea c'è il salvataggio di un difensore marsicano. Il Chieti chiude in forcing, ma come dimostra il colpo di testa di Varone manca di incisività contro un Avezzano attento in difesa. Il trend della partita resta tale anche nel secondo tempo, anzi le difficoltà offensive del Chieti aumentano poiché la manovra è sempre più lenta e prevedibile. Dopo 20 minuti di nulla, Ronci prova a cambiare con il doppio innesto, Bocchino ed Ewan Sica al posto di Lima Cresto e Riccucci con il passaggio al 4-4-2. E invece le cose migliorano per l'Avezzano che al 26esimo sfiora il raddoppio, bel pallone lavorato da Di Curzio, assist al bacio per Bisegna che spara a colpo sicuro ma Romagnello distinto nega il gol. L'estremo teatino però si rimangia tutto al 34esimo quando va a far fabbe sulla punizione di Bisegna e spiana la strada alla doppietta di Lorenzo Di Curzio. Festa grande per il giovane centravanti e per tutto il De Marsi. Il gol fa calare il sipario sul derby e addirittura potrebbe arrivare il tris con Ndiaye al 47esimo, ma sarebbe stato troppo. L'Avezzano vince con merito, per il Chieti invece è crisi nera e nel dopo gara c'è anche il silenzio stampa. Su un campo così le belle partite ne vedremo poche sinceramente e noi l'abbiamo saputa interpretare secondo me meglio, l'abbiamo preparata un po' così, mi dispiace preparare partite un po' così perché mi piace provare a vincere le partite giocando meglio. Però le ultime prestazioni ci sono state, non abbiamo vinto, oggi tutti quanti diranno che va bene per il risultato, però mi dispiace perché poteva uscire uno spettacolo migliore. Noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo di salvarci perché la categoria per questa città in questo momento è importante, se lo facciamo con un po' di giornate d'anticipo è meglio. Mercoledì abbiamo una bella partita dove dobbiamo mantenere i piedi per terra, abbiamo festeggiato troppo sinceramente negli spogliatoi ma ci tenevamo a vincere questo derby dopo tanti anni per i tifosi, per tutti ma soprattutto per noi all'interno dello spogliatoio. Queste le parole del tecnico Alessandro Lucarelli. Per chiudere il discorso legato alla situazione in casa Chieti, io saluto e ringrazio Valeriano De Angelis. Ciao Valeriano, tu hai avuto la possibilità di parlare con esponenti della società in brevissimo tempo perché abbiamo tantissimi servizi ancora da far vedere. Insomma, qual è l'umore nel sodalizio nero-verde dopo queste dimissioni presentate da Ronci e il suo staff? A tutti quanti voi, ma l'umore non lo so, perché il compito di un giornalista è quello di riferire, così come la diciamo, parlato con Ronci, dopo che l'amico collega Scardaglio mi aveva informato che era il seguito della io scusa Valeriano, abbiamo dei problemi di audio, non riusciamo a sentire bene, tra un po' torniamo da te, giusto il tempo di richiamarti perché evidentemente la linea è disturbata, non abbiamo capito bene, ovviamente magari sei in un posto in cui il telefono prende poco, comunque tra un po' ti richiamiamo Valeriano e facciamo il punto della situazione insieme a te. Però allora facciamo così, portiamoci un po' avanti, andiamo a Giulianova perché vittoria importantissima della squadra di Michele Gelsi, 1-0 contro l'Olimpia Agnonese. A decidere la partita è Pellecchia, il servizio è di Antonio Reganati, vediamo. Battendo per 1-0 l'Agnonese, complice la sconfitta della Miternina, a Giulianova riesce il doppio sorpasso. Due occasionissime clamorose per parte, ma si sa che nel calcio vince chi mette la palla in rete. La cronaca comincia al quinto minuto per il Giulianova, quando Cerasi non arriva alla deviazione su un cross alla sinistra. Poi Agnonese che conquista il centrocampo e comincia a mettere in apprensione la difesa giuliese, come al 13esimo quando Marolda si invola verso la porta di Ursini, ma Sbaraglia riesce a recuperare mandando in angolo la sfera. 5 minuti dopo è clamoroso il gol che si divora il molisano di Ronza, che da 2 metri dalla porta supera il suo marcatore e con Ursini praticamente imbattuto spara un destro che si perde in curva. Passata la paura, il Giulianova tenta di essere più incisiva e dal 36esimo sembra restituire il favore ai molisani quando in area si crea una mischia con Sbaragli e Marini che fanno il tiro a segno davanti alla porta di Mancino. 2 minuti dopo ancora Giulianova, punizione di Pellecchia, palla deviata dalla barriera che assume una parabola che sfiora il palo.
Non succede più nulla in un primo tempo brutto, ravvivato solo dalle due occasioni, una per parte fallite. Ripresa che inizia in maniera soft, anche se è sempre l'Agnonese a cercare di fare la partita. E così come nel primo tempo, anche nel secondo la gara si accende all'improvviso, seppur povero di azioni da gol. Comincia l'Agnonese al 14° con Guida, che scalda i guantoni ad Ursini. Dalla stessa bandierina svetta di testa a Campanella, tutto solo, ma incredibilmente sbaglia così. Due minuti dopo è il giugliese Alessandrone a divorarsi il vantaggio ottimamente impeccato da un cross di Pellecchia. La sensazione del risultato ad occhiali c'è tutta ed invece ecco al 29° il gol partita che fa esplodere il Fadini. I centrali molisani cincischiano sulla palla che arriva a Pellecchia, delizioso pallonetto e mancino battuto. Gara che cambia volto, con l'Agnonese all'assalto e Giulianova che si difende, e così dopo 5 minuti di recupero può esplodere la festa giallorossa. Complimenti, complimenti al Giulianova, gran gol di Pellecchia, davvero sangue freddissimo per il giocatore arrivato nel mercato invernale. Torniamo con Valeriano De Angelis. Valeriano, adesso speriamo che la linea sia un po' migliore. Allora, stavi dicendo qual è l'umore, insomma, in casa Chieti? Buonasera a tutti. Si mugugnava da tempo, c'era, diciamo, questa atmosfera di ripensamenti, di anche di decisioni da prendere, ma non proprio sotto il profilo tecnico. Io non è che sono rimasto sorpreso, ma come si dice, alla fine paga sempre un allenatore che sin dall'inizio è stato chiaro. Io tengo a dirlo perché il compito del giornalista è quello di riportare sempre la notizia quando la fonte è certa e sicura. E io quest'estate, parlando con mister Ronci subito dopo che si allestisse il gruppo, perché ricordiamo che è un gruppo che è partito con forte ritardo, il Chieti è stato sempre un cantiere aperto, e Ronci reclamava legittimamente un portiere e un attaccante. Pensa un po' che dopo la partita con l'Agnonese a San Nicolò il Chieti, se ricordo bene, pareggiò senza Dos Santos, perché era stato squalificato, e sin da allora Ronci disse attenzione che nel caso in cui si dovesse fermare per qualsiasi motivo Dos Santos o ce l'avessi fuori squadra, qui mi serve qualcun altro se vogliamo veramente andare avanti e essere pretendenti alla vittoria finale. Il Chieti, a dir la verità, al di là dell'impegno, non ha mai avuto un portiere che desse una sicurezza, anche una fiducia, diciamo, alla squadra, e nello stesso tempo anche un attaccante. Quindi il gesto di Ronci non è un gesto critico, è un gesto nobile, da galantuomo. Infatti Ronci dice: il problema, c'è un problema, io subito mi faccio fuori, lo risolvo. Ma come sappiamo, negli ambienti di lavoro, nelle famiglie, quando c'è il problema viene condiviso. Ecco, Ronci è stato l'attore principale, consapevole, galantuomo, che dice: allora io mi faccio da parte ed auguro al Chieti di sorti migliori. Ronci poi mi dice, attenzione, io lascio un gruppo ben compatto, un gruppo che forse sotto la qualità ha delle differenze rispetto alle altre pretendenti, ma è un gruppo, certo, che si impegna, un gruppo fornito di volontà e determinazione. Però purtroppo nel calcio sappiamo come vanno a finire le cose. Quindi. Perfetto, grazie Valeriano, grazie anche per questo tuo intervento. Insomma, abbiamo sottolineato la decisione di Donato Ronci e di tutto il suo staff. Leggiamo i messaggi, sono tantissimi, cominciamo a smaltirli un po' alla volta. Noi vi ringraziamo sempre perché ci scrivete in tantissimi e vedrete dal numero che andremo a leggere, 10 alla volta, perché di più non riusciamo. Quanti ne sono arrivati? A pranzo lasagna, dessert 4 baci perugina, che bella domenica. Ok, esulta per il pareggio di lasagne e per i 4 gol del Pescara a Perugia. Caro Chietino, ti aspetta il San Vito Teatino al De Marsi, non si passa, dice un tifoso dell'Avezzano. Ancora Jacopo, so che il Chieti è in silenzio stampa, se potete contattare Pomponi sarebbe ora che parli, che la situazione sta diventando delicata. Abbiamo già parlato con Ronci, che ha parlato con la società, che ha respinto le sue dimissioni, ma lui ha detto
che sono irrevocabili. Pomponi entro stasera, esoneri di Ronci, Trovarella e Canuti. Adesso non perdere più tempo, se non si retrocede, sono dolori. Abbiamo visto che poi le cose sono andate in maniera un po' differente con le dimissioni. Ok, andiamo avanti. Poi chiaramente sono messaggi arrivati magari prima di sapere determinate cose. Mister Ronci, hai visto oggi che ha fatto la fermana? Che dici di... Che dici costare più di noi? Bene, ha perso 4-1 con il San Nicolò, che non mi pare abbia budget milionari. Rifletti. Ancora? Alleluia, Jacopo. A Chieti stappiamo lo spumante per queste dimissioni di tutto lo staff tecnico. Era ora. Pomponi, adesso vedi di prendere un allenatore valido, un direttore sportivo capace, che soprattutto abbia i giusti agganci e sappia scegliere i giocatori giusti. Ancora? Pomponi, ora basta, fuori tutti dal nostro Chieti, la pazienza ha un limite, scrive Teatino Doc. Ancora. Presidente Pomponi, mi permetto di suggerire un nome per ridare slancio a Chieti, al Chieti, ed è Giovanni Pagliari. Credo che sarebbe stracontento di venire a Chieti a salvare la stagione e poi programmare per l'anno prossimo. Lui è un motivatore capace di tirar fuori ciò che non hanno dato i giocatori del Chieti fino ad adesso. Ex allenatore, tra gli altri, dell'Aquila, l'ultima esperienza all'Aquila. Ancora. Buonasera a tutti, oggi la squadra è scesa in campo senza mordente e soprattutto senza un modulo di gioco. I cambi nella ripresa completamente sbagliati. Che dire, si cambia il manico, la società, a proposito di proprietà, ma di chi è il Chieti Calcio? Nutro seri dubbi su chi ci sta dietro. Post scriptum, siete sempre la trasmissione più obiettiva, grazie. Per questo da Chieti vi seguiamo numerosissimi e noi vi mandiamo davvero un grandissimo saluto, davvero, siete tantissimi che ci seguite da Chieti, una piazza che ci segue sempre con molto interesse, ma non solo Chieti, sono tantissime le piazze, però visto questo messaggio, complimenti almeno a voi, grazie, grazie davvero a tutti gli amici che ci seguono sempre, soprattutto da Chieti, siete tantissimi, ancora grazie Presidente Pomponi, grazie a Mister Ronci, continuate così, ovviamente ironico, l'eccellenza ci aspetta, ancora. Ronci, Trovarello, Costa, tutti via, sono 2 anni che fanno macelli, un finto mister, un finto DS, un finto dirigente, una finta società fatta, comprata da altre società di scatole cinesi. Fate una visura sulla Chieti Calcio e capirete tutto. Ok? Sono finiti? Dobbiamo ricaricarli? No. Grande Avezzano, oggi stravinto il derby con il Chieti, grande squadra, andiamo avanti così, Chietino a casa, forza Avezzano. Derby che mancava da tanti anni, eh. Grande, grandissimo San Nicolò, vero, oggi 4-1 a fermo, prestazione che dovrebbe essere di esempio a società e squadre di serie superiore. Grande mister Epifani, meriti il professionismo e noi glielo auguriamo a mister Epifani, che è un amico. La colpa non è di Ronci, questo è in controtendenza. Cosa deve fare se non ha un centravanti? Il Chieti ha giocato i primi 25 minuti nella metà campo dell'Avezzano senza fare mai un tiro in porta. Chi è il terzino sinistro del Chieti classe 98? Uno dei pochi che si è salvato, scrive Franco da Chieti. Chi è Andrea? È il 98 che viene dal Pescara, Pietrantonio. Ah, Pietrantonio. Sì, ha fatto una partita decente. Peraltro, se mi permetti, voglio segnalare, si è messo in evidenza da solo, quindi non è che abbia bisogno delle nostre parole, però lo voglio dire, questo Lorenzo Di Curzio, centravanti classe 96, cercavano la punta ad Avezzano, l'hanno trovata con questo ragazzo che viene dalle giovanili della Fiorentina, forse aveva un futuro un po' più roseo davanti a sé, poi evidentemente avrà avuto dei contrattempi. Ora è arrivato ad Avezzano, si è presentato molto bene, ha avuto 2 occasioni, ha fatto 2 gol, ha offerto anche un assist a Bisegna, quindi una prestazione davvero molto convincente. Chissà che l'Avezzano non abbia trovato quel cecchino che cercava, anche se parliamo di un ragazzo di 20 anni, però si è presentato molto bene. E poi permettimi di dire, se possibile, guardiamo la classifica. Sì, perché guardiamo. La classifica ora per il Chieti è preoccupante. L'Avezzano ha un punto in più, ma ha una partita in meno. In questo momento il Chieti non farebbe i play-out perché nella partita d'andata con la Folgore ha vinto. Però se guardiamo il distacco tra 26 e 18 punti siamo lì, siamo proprio diciamo così al limite e quindi in questo momento probabilmente il Chieti sarebbe salvo a prescindere anche la Folgore Veregra, perché con 8 più punti c'è la salvezza. Però è chiaro che la posizione è estremamente pericolosa, e poi il fatto che il Giulianova abbia vinto, ma comunque anche la Miternina e l'Agnonese danno segnali di vitalità, fa chiaramente preoccupare. La situazione appunto del Chieti è assolutamente da monitorare. Andrea, che servizi abbiamo adesso?
Allora, potremmo vedere, Avezzano Chieti abbiamo visto il Giulianova, possiamo vedere il servizio di Fermana San Nicolò, sì, con tanto di intervista, un minuto e mezzo, di Massimo Epifani, evidentemente molto soddisfatto di questo poker calato a Fermo. Certamente, ci vediamo. Fermana 1, San Nicolò 4, il servizio. Ci prende gusto il San Nicolò. Dopo l'incredibile rimonta casalinga con la Folgore, la squadra abruzzese sbanca i Recchioni con un primo tempo da applausi. Si ferma a 4 invece la striscia positiva della Fermana, che sul prato di casa perde l'occasione per allungare il passo in direzione playoff. Basta un tempo alla squadra di Epifani per chiudere la pratica. Dopo 21 minuti Brighi è abile con l'aiuto di una mano a mettere in rete una punizione contestata, calciata da Merlonghi. La Fermana reagisce subito, con forza. Passano appena 2 minuti e segna ancora lui, sempre lui, Ugo Molinari, al 6° centro in 4 gare giocate. Per il bomber argentino, approfittare dell'errore in fase di disimpegno di Pretara è semplice come bere una sambuca. La squadra di Epifani non molla e 3 minuti dopo il pareggio gialloblu torna immediatamente in vantaggio con Merlonghi, che parte in posizione dubbia, si avventa su un lungo lancio, si presenta davanti a Olzac e lo batte senza problemi. Ma non finisce qui, perché prima della pausa, al minuto 39, Chiacchierelli, tornato al San Nicolò nella finestra di mercato dopo l'esperienza al Fano, firma il tris al termine di un'azione manovrata con un gran colpo a giro. Gara indirizzata verso l'Abruzzo e titoli di coda che scorrono irreversibilmente dopo la quarta rete ospite in apertura di ripresa. La firma è ancora quella di Chiacchierelli. La gara diventa una sorta di amichevole, col San Nicolò intento a gestire il largo vantaggio e la Fermana alla ricerca di qualche applauso. Degano e Molinari i più testardi alla ricerca del gol, ma nulla da fare. Finisce con il blitz del San Nicolò, quarta forza del campionato. Per i canarini un brusco ritorno sulla terra. Ma credo che oggi abbiamo fatto una grandissima partita, l'abbiamo preparata in quella maniera, sapevamo che loro giocavano in quella maniera, siamo stati bravi, siamo venuti con personalità a giocare come sappiamo fare e sono contento perché credo che oggi abbiamo fatto veramente una grande partita. Ecco, nel girone di ritorno siete partiti veramente in quarta, 10 punti in 4 partite. E possiamo dire che l'obiettivo potrebbe essere di rimanere nelle zone alte della classifica a questo punto? Il nostro primo obiettivo rimane, come dico sempre, noi siamo il San Nicolò, dobbiamo arrivare il prima possibile a 32 punti e dopo i 42 punti, quello, tutto quello che verrà è tutto riguadagnato, ma credo che oggi da sottolineare il modo di come siamo venuti a Fermo contro una grande squadra, di giocare in questa maniera, sono veramente orgoglioso e contento di allenare questi ragazzi perché li ho visti felici negli spogliatoi e questo per un allenatore è la cosa più bella da vedere. Una squadra che sembra aver ripreso la marcia della prima parte del campionato. Ma noi non l'abbiamo nemmeno perso quando nelle 7 partite abbiamo fatto 3 punti, perché se andiamo a vedere le prestazioni fatte, credo che la squadra la fa sempre fatta. Purtroppo capita nel calcio dei momenti in cui il risultato ti gira le spalle, però siamo stati bravi, abbiamo cambiato molto al mercato di dicembre, abbiamo lavorato tantissimo durante le feste e credo che i frutti si iniziano a vedere, perché la squadra oggi veramente sono felice di vederla giocare in quella maniera. E allora eccoci tornati, 20:46, leggiamo altri messaggi, sono tantissimi, ne leggiamo 10 per volta perché più di 10 non riusciamo a caricarli, ma vi assicuro che sono ancora tanti da caricare. Più 10 sulla terza la vedo quasi impossibile, anche battendo il Bari, dovrebbero crollare tutte le altre, ma se continuiamo così la diretta è fattibile, forza Pescara e avast! In molti, tifoso del Pescara ovviamente, in molti devono chiedere scusa al mister Vivarini, di tutto gli è stato detto, cominciassero a mandare messaggi per le scuse. Gli ricordo a questi che l'anno scorso è stato premiato come miglior allenatore della Lega Pro, scrive Settimio, ovviamente contento per la vittoria di ieri pomeriggio del Teramo a Pisa. Ancora, mi dispiace che Ronci si stia dimettendo, si è dimesso, senza Dos Santos il Chieti non va, sono sicuro ci riprenderemo, scrive Alex da Chieti. Ancora? Sono un tifoso del San Nicolò, vorrei far notare che in squadra ci sono degli under che meritano sicuramente categorie superiori come Pretara, vero, Calore, verissimo, l'abbiamo avuto settimana scorsa in trasmissione, Massetti di cui si parla veramente poco. Complimenti per la trasmissione, grazie, buonasera a te. Ancora.
Sarebbe stato interessante chiedere al presidente sulla vicenda verde fino a quando aspetteranno i comodi di una delle due squadre della capitale. In realtà Oddo lo ha detto ieri in conferenza stampa, primi giorni della settimana, quindi a partire, cioè domani, massimo martedì, poi il Pescara, se non arrivano segnali da Roma, lascia perdere. Oddo è stato chiaro sotto questo punto di vista. Buonasera, complimenti al Pescara, un gruppo unito e abbiamo trasmesso un bel gioco, un gioco fantastico direi, aggiungerei io. Continuiamo così, forza e solo Pescara. Ancora? San Nicolò per il gioco, allenatore e giocatori, da Lega Pro, complimenti, complimenti davvero, abbiamo visto gol di fattura pregevole, abbiamo visto il primo gol di Chiacchiarelli, fantastico, un sinistro eccezionale. Sempre Alex da Chieti, è vero, ci sta tensione, vedrete il Chieti si riprenderà con 4-5 vittorie, ci rifaremo, sempre Forza Chieti e Roma, speriamo di vincere anche se non la vedrò, vedrò per un lutto familiare, ci dispiace, improvviso, ciao, e allora condoglianze Alex, ciao a tutti, ultima cosa, che ne pensate, si può puntare ai playoff, chi può prendere come allenatore, anche se ci può essere un ripensamento, io... Sull'ultima parte, quella del ripensamento, non la escluderei, nel senso più che altro la società le respinga in maniera assolutamente irrevocabile, anche se Ronci è stato chiaro. Chi si può prendere come allenatore? In chiaro sono alcuni sulla piazza, vedremo soprattutto se ci sarà davvero cambio, bisognerà vedere quello che si sposa maggiormente con il progetto del Chieti. Ancora. Grande acquisto del Giulianova di Luciani Denisi, una punta stile libero, forza ragazzi, ok, ancora, e meno male che Trovarello è il miglior DS della serie di Vero Pomponi, incompetenti tutti, ancora, grandissimo San Nicolò, buchi immenso, manca solo il gol, continua così mister Epifani da serie A, ancora, quattro baci Perugina, non so se le fanno le scatole, se sono da tre o da... mi pare anche da quattro. Ok, comunque, ci sta la battuta oggi. Chi si ingozza di lasagna, baci Perugina e champagne, a maggio fa indigestione, yam da cupello. Ancora? Perché quando riproponete le classifiche non date pure quelle del Teramo, anche se ha giocato ieri? L'abbiamo data la classifica, l'abbiamo data. In fase di presentazione lo facciamo sempre durante l'Abruzzo del pallone. Abbiamo fatto anche oggi, durante diretta stadio. Oggi l'Avezzano ha annientato il Chieti con il gioco, la determinazione e il pubblico. Se continuiamo così nessun traguardo ci è precluso. Ciao a tutti, Pino. Ciao, Pino. Mister Ronci, non ti dimettere, abbiamo perso le ultime due partite immeritatamente, se così fosse, presidente, prendete subito Pierluigi Iervese che è un fenomeno. Sono finiti? No, dico per il momento. Sabato galletti alla griglia, si passa da cioccolato con i baci Perugina a qualcosa di più salato. Marsicane, un saluto a tutti da Alessandro. Ok. Ancora? Per un progetto serio e ambizioso vi propongo di prendere mister Morgante di Celano da Pescara. Ancora? Forza Vezzano, mi dispiace per il Chieti, grande Pescara. Un altro? Che dire del San Nicolò? Non ci sono parole, stratosferici. Davvero oggi una partita impressionante. Chieti, se vuoi andare in Lega Pro, prendi mister Epifani e tutta la sua difesa, calore. Pretara, Brighi, Mozzoni e compagni. Tutta la difesa. Avezzano, ma che storia hai da raccontare? Tutte le volte che siete falliti, quello puoi scrivere. Rispondono da Chieti. Forza Chieti, firmato. Sicuramente non è stata una prestazione bellissima quella dell'Avezzano, ma vincere questo derby significa molto. Forza Avezzano, PS, avvocato, con Di Curzio, la punta... con tante A, anzi qui solo due, non serve più. Adesso la punta non serve più. Mi vergogno di essere teatino, tutto a rotoli. La città, la squadra, ma anche la tifoseria è incapace di fare una contestazione degna. Vergogna per tutti, viva gli ex irriducibili. Chiaro che c'è molta delusione a Chieti.
Purtroppo il Chieti quest'anno non ha mai avuto un gioco, si dava la colpa a calciatori che venivano fatti giocare puntualmente fuori ruolo, ci si lamentava di avere doppioni, quando altri non avevano uomini per coprire tutti i ruoli, si è cambiata un'intera squadra e il risultato è lo stesso. Fiore oggi ad un certo punto giocava da centravanti, di chi può essere la colpa? Epifani e Micciola prossimo anno al Teramo? Non lo sappiamo, io non lo so perché in questo momento è inutile fare previsioni. Forza ragazzi, che ci salviamo, forza Giulianova, oggi una partita davvero che contava vincere e meno male che il Giulianova ce l'ha fatta con un gol fantastico di Pellecchia a battere l'Olimpia Agnonese. Andrea, torno da te per chiederti dove andiamo adesso. Se vuoi possiamo andare a vedere la Lega Pro. Oppure in Serie D? In Serie D potremmo vedere Castelfidardo San Benedettese, la capolista, visto che le abruzzesi, chiediamo scusa ai tifosi della Miternina, ma purtroppo non avremo il servizio di questa sconfitta beffa al Benelli di Pesaro. Quindi per quanto riguarda la Serie D abbiamo finito con le abruzzesi, volendo c'è Castelfidardo San Benedettese, volendo c'è anche Fano Isernia, ma penso che possiamo fare la priorità. Vediamo la capolista e poi chiudiamo con i gol della Lega Pro. Castelfidardo San Benedettese, il servizio. Sempre più Corsara, sempre più prima, la Samb continua a sbaragliare la concorrenza del girone F. Nella 21esima giornata di campionato i rossoblu, allenati da Ottavio Palladini, sbancano anche il Mancini di Castelfidardo, dove nel girone d'andata soltanto il Fano era riuscito ad ottenere i 3 punti. Nona vittoria consecutiva in trasferta per la capolista, che nella tana dei fisarmonicisti si presenta priva degli squalificati Sabatino e Palumbo e con Conzon non al meglio in panchina. Nel 4-3-3 ci sono Casavecchia, Raparo e Pezzotti a fare le veci dei 3 assenti. Esordisce sulla destra il terzino scuola Perugia Pettinelli. 4-1-4-1 per Bolzan, con ganci largo a sinistra e liberati davanti. Più di 1000 i tifosi presenti al Mancini, quasi la metà provenienti da San Benedetto. L'inizio è tutto di marca rossoblu. Al quinto l'ex Bacchiocchi si fa soffiare il pallone da Baldinini, che serve in area Titone. Buon controllo del numero 7 della Samb, ma conclusione imprecisa col sinistro. 2 minuti più tardi ci prova Pezzotti, servito da Sorrentino. Dopo una bella cavalcata sulla sinistra, palla alta. Al 15esimo occasione per il Castelfidardo, con Trillini che sfiora il gol su cross di Liberati. I padroni di casa crescono col passare dei minuti e trovano il vantaggio al 31esimo. Cross di Belelli, velo di Ganci e Trillini stavolta non sbaglia. Si va a riposo sull'1-0. Al secondo della ripresa però la Samb mette già a posto le cose con Baldinini, che anticipa tutti su calcio d'angolo. Quella del Mancini è una ripresa dalle 1000 emozioni. Al 9° gol annullato al Castelfidardo per fallo commesso su Sorrentino, sempre su azione d'angolo. Al 29esimo la Samb completa la rimonta con una magia di Barone, che dai 20 metri disegna una parabola da cineteca. Chiodini può soltanto raccogliere il pallone e ributtarlo al centro del campo. Padroni di casa sempre vivi, ma al 35esimo viene annullato un altro gol ai fidardensi. Castellana batte Pegorin, ma secondo la terna parte da posizione di fuorigioco. Passata la paura per la Samb, arriva il gol del 3-1 al minuto 37. Lancio lungo di Raparo, Titone entra in area centralmente, si fa beffe del suo marcatore, torna sul sinistro e batte il portiere. 3 punti al sicuro. La Samb si conferma invincibile in trasferta e guadagna ancora sulle inseguitrici. Matelica a meno 9, Fano a meno 10. Quello della capolista è un campionato a parte. E allora, questo era il servizio della vittoria della San Benedettese sul campo del Castelfidardo. Ultimi messaggi, poi i gol della Lega Pro. Però prima leggiamo i messaggi. Grazie a Maurizio De Grima, poi i ringraziamenti li facciamo alla fine. Se la società dovesse richiamare Ronci, farebbe una figura barbina. In realtà non dovrebbe. Quello che abbiamo sentito, la società vorrebbe respinge le dimissioni. Dopo le dimissioni respinte di Isernia, questo teatrino, cosa bisogna fare per cambiare un allenatore a Chieti? Ok, ancora una squadra di ripescati e parlate pure. Prendi e porta a casa Chieti, non avevo visto l'accento. Ancora. Addosta a Cupello, a te le molliche, noi siamo ingordi, forza Pescara. Cupello sta nel Vastese.
Sì, sta nel Vastese. Chieti, Subitetto e Pagliari, quali di voi il migliore? Scrive Max. Andrea. Ma Bitetto ha allenato quest'anno, quindi insomma non penso possa sedere su un'altra panchina. Ha allenato una squadra in Lega Pro, l'Ischia, se non sbaglio, è finita la sua esperienza un paio di settimane fa, quindi penso che non sia possibile che alleni. Giovanni Pagliari è una ipotesi suggestiva, è stato un grande bomber del Chieti di Volpi con Sgherri in attacco, la grande coppia Pagliari-Sgherri. È un'ipotesi suggestiva, però insomma la prima penso vada scartata, regolamento alla mano. Perfetto, Andrea, resto da te perché adesso ci vediamo una scorpacciata di gol, quelli di Lega Pro che ti piacciono tantissimo e ti piace tantissimo commentare. Sì. Vai. Prego Maurizio. Siamo a Pontedera, le due squadre che giocano al Mannucci, vince quella in trasferta che poi in realtà sarebbe quella di casa, cioè il Pontedera. Bonaventura per il gol dell'1-0 al settimo minuto e poi sempre lui, davvero sempre lui, davvero sempre lui. Si chiama Stefano Scappini, di testa, altro gol difficilissimo. Guarda, io questo mi sembra il gol più complicato che ha fatto sì, quest'anno. Sì, sì, infatti è un gol difficilissimo per lui, questo è più facile. Sì, questo è più facile. Mora, il gol che permette alla SPAL di allungare in classifica, una bomba, ma una bomba vera. Guardate qui che razza di gol per sbloccare e vincere la partita sul Rimini. Fa festa il pubblico di Ferrara, farà ancora più festa dopo l'impresa del Teramo a Pisa. Il Sant'Arcangelo vince 2-0 sulla Carrarese, prossima avversaria del Teramo il Sant'Arcangelo. Ilari di testa al 62esimo, poi Bardelloni al 79esimo per il raddoppio, era entrato 7 minuti prima e poi segna, penso, il suo primo gol tra i professionisti. Vado un po' a naso però, Bardelloni, mai sentito prima per quanto mi riguarda. Poi siamo al Bagigalupo, il gol di Cocuzza per il vantaggio del Savona. Poi c'è subito il pareggio di un ex teramano, Cristian Buonaiuto, che segna così il gol dell'1-1, ma poi entra in scena lui, proprio lui, Francesco Verdis, guarda qui come incrocia, boom, che gol! Questo sì che è un gol di razza, non come quello di Scappini. Esatto. Grandissimo gol da bomber di razza per Francesco Virdis, poi ancora il gol di Cocuzza per il 3-1, sembra finita al 70esimo, arriva Cocò però sul rigore a riaprirla per un 3-4 minuti perché poi subito Dell'Agnello, sempre dagli 11 metri, fissa il punteggio sul 4-2. E qui siamo ad Aprilia, Lupa Roma Lucchese 0-2, il gol di Fanucchi al 51esimo e poi Espece, difensore centrale in avanti scoperta, guarda che gol si inventa, tanti bei gol, ma Scappini, quello di Scappini resta il migliore, Espece dunque sì, per il raddoppio. Poi siamo ad Ancona che ha battuto il Prato 3-2, sblocca Cognigni, poi c'è il raddoppio di Paoli, sembra fatta per l'Ancona che però subisce la rimonta del Prato. Prima segna una nostra vecchia conoscenza, Alberto Gomez da Pina, l'ex Aprilia, e poi c'è il pareggio di Gabbianelli, specialista dei calci piazzati, un bel mancino, ma dopo la rimonta completata il Prato perde per via di questo gran diagonale ancora di Cognigni, doppietta dunque per lui. E penso che abbiamo chiuso qui, anche perché stanno arrivando le immagini di Siena Pistoiese, ma veramente non facciamo in tempo a scaricarle, sono da poco comparse sul server. Siena Pistoiese che è finita 1-1, Rovini e Mendicino. E Mendicino, sì. Grazie Andrea Costantini, tra un po' vengo a salutarti, però per chiudere questa lunghissima diretta, perché avete visto tanto sport, ma in mezzo un'ampia pagina di cronaca per il duplice omicidio di Via Tibullo a Pescara, e allora l'ultimo collegamento della serata io lo faccio con Francesca Romanatesi, che saluto ancora una volta, a cui do la buonasera. Francesca, tra un po' vedremo anche le immagini che abbiamo realizzato domani mattina a conferenza stampa in questura sull'omicidio, facciamo un po' un breve resoconto di quanto è accaduto in questo pomeriggio drammatico a Pescara.
Sì, Jacopo, facciamo la ricostruzione, noi l'abbiamo seguita momento per momento e abbiamo visto davvero succedere tutto. L'omicidio risale alle 16:30, questo è l'orario che hanno indicato le forze dell'ordine. A morire sono stati madre e figlio, lui 23 anni e lei 56 anni, tutti e due di origine polacca. Ad uccidere, a compiere il duplice omicidio, un ucraino. Le cose sarebbero andate così secondo la ricostruzione. L'ucraino sarebbe andato per un regolamento di conti per questioni di droga dal giovane 23enne e lo avrebbe ucciso. Scappando invece purtroppo è rientrata la madre del ragazzo e lei è stata colpita. Quando sono arrivate le forze dell'ordine e soprattutto i soccorsi, il ragazzo era già morto sul letto, riversa all'ingiù, mentre la donna era agonizzante, ma non c'è stato nulla da fare, è morta dopo pochi minuti. Nel frattempo gli inquirenti avevano interrogato i vicini, perché ricordiamo una palazzina di due piani, e invece gli inquilini del primo piano avevano visto scappare un uomo con un bastone, questa era la dichiarazione. Mentre la stampa, mentre le forze dell'ordine e anche i soccorsi si trovavano sotto questa finestra che vediamo, è successo che improvvisamente è partita un'auto sgommando, ci siamo girati e stava avvenendo l'arresto. Queste sono immagini con il sangue del luogo in cui è stato ritrovato l'assassino. È successo questo, che l'uomo è scappato e è andato nel vicino parco della caserma Cocco, c'è una strada, la strada si chiama via Pretuzzi, alla fine di questa strada c'è un cancello di una palazzina e l'uomo ha scavalcato il cancello, ci sono delle macchie di sangue ben visibili, e si è nascosto dentro i locali della caldaia che erano aperti. Nel frattempo è successo che dopo che l'uomo è stato arrestato e portato via, è arrivato il fratello della proprietaria della casa proprio sotto i nostri occhi e ha raccontato alle forze dell'ordine che mezz'ora prima era andato a dare da mangiare ai gatti e aveva provato ad aprire quella porta, ma l'aveva trovata chiusa e non capiva perché fosse chiusa. Quando ha provato ad aprirla si è sporcato le mani di sangue, ma in tutto questo non ha dato peso alla cosa, si è lavato le mani e se n'è andato. La sacca invece che abbiamo visto nelle immagini è stata ritrovata proprio sul muro di cinta della ex caserma Cocco, perché in realtà se all'inizio si parlava solo di un bastone, poi gli uomini della polizia hanno ritrovato anche un coltello proprio all'interno di questi locali caldaia, e infatti sono stati due ovviamente le armi utilizzate, il bastone che è stato abbandonato con una sacca probabilmente per scappare e poi questo coltello che invece ha portato con sé. Le macchie di sangue hanno due ragioni, uno ovviamente l'omicidio cruento che c'è stato, quindi si parla di coltelli, si parla anche di bastoni, e l'altro perché l'uomo, dopo essere stato arrestato dagli uomini della polizia, è stato portato in questura dove ha ammesso l'omicidio, il duplice omicidio, dopodiché è stato portato in ospedale per le ferite riportate alle mani. Ecco, questo è stato il quadro della giornata, questa è stata la ricostruzione fatta. Grazie Francesca, grazie anche per le immagini, ma per averci ricostruito insomma una giornata davvero drammatica a Pescara. Non so se intanto, come detto, domani mattina conferenza stampa in questura proprio sull'arresto. L'uomo è stato dimesso dall'ospedale, era stato portato all'ospedale di Pescara per una ferita alla mano, è stato dimesso. Comunque grazie a Francesca Romana Testi. Allora facciamo così, leggiamo gli ultimi sms di giornata. È stata una giornata lunghissima e merita i ringraziamenti a tutti quelli che ci hanno lavorato, non i soliti sbrigativi che faccio, ma alcuni un po' più analitici. Forza San Nicolò, vogliamo vedere giocare Mozzoni e Pretara sempre insieme. Ancora? Parese? Calese. Ancora? Sì, diamo il tempo solo di caricarli alla regia. Grande Pescara, la Serie A è nostra, siamo grandi, Odde un mito. Ciao ragazzi e complimenti per il programma. Grazie, grazie, grazie. Ancora, che ne pensate di Donatangelo, centrocampista del San Nicolò, classe 1995, che è veramente un bel centrocampista, veramente un bel centrocampista. Ancora, ma mi spiegate come un ex capo ultra del Chieti si è inventato il lavoro di DS? Ma vabbè, ma dai, non entriamo in questioni che non sono attinenti. Pomponi non manderà via Ronci perché gli ha portato degli sponsor, quindi cari tifosi del Chieti ce lo dobbiamo subire per forza. Ancora?
Buonasera, la prestazione di ieri del Teramo lascia presa a gire un girone di ritorno del tutto diverso da quello di andata. Il gruppo è compatto e se ci ridanno sti benedetti punti ne vedremo delle belle. Guardando in alto non sembra ci siano squadre imbattibili, forza, magico, diavolo, sempre. Ce ne sono altri? No, no. Non ce ne sono altri, giusto il tempo di vedere i prossimi turni di Serie B, Serie C e Serie D. Serie C, Lega Pro, rapidamente solo vedendo le abruzzesi, il Pescara sabato pomeriggio allo Stadio Adriatico, che speriamo sia pieno davvero, contro il Bari del grande ex Andrea Camplone. Per la Virtus Lanciano, impegno interno allo Stadio Guido Biondi con il Trapani. Lega Pro adesso. Girone B, eccole qua, Teramo Sant'Arcangelo, quindi si torna al Bonolis per i biancorossi di Vivarini, l'Aquila invece trasferta a Pontedera. Serie D, girone F, Amiternina Giulianova, altra partita delicata, scontro di bassa classifica, vedremo come andrà a finire. Avezzano in casa contro il Castelfidardo, il Chieti ospita il Campobasso invece al Guido Angelini, Folgore Veregra Isernia, Jesina Matelica, Agnonese Vermana, Recanatese Fano, il San Nicolò in casa sabato con il Monticelli, sabato San Nicolò Monticelli, la capolista San Benedettese al Riviera delle Palme contro la Vis Pesaro. Sono le 21.08 e 43. Sì, Andrea. Un appello al server di Lega Pro, visto che ieri ci hanno fatto penare. Sono arrivate tardissimo le immagini di Pisa Teramo, domenica c'è alle 17.30, speriamo di poter mandare i gol per i tifosi del Teramo. Sì, vero, Teramo Sant'Arcangelo alle 17.30, quindi sarà un altro... Ecco, intorno alle 19.30, se in un'ora e mezza riescono a mandarci il file della, per gli highlights, per i tifosi del Teramo e non solo, sarebbe cosa buona e giusta. Poi, lo so che mi tira le orecchie Maurizio da qui, ma mi prendo la licenza perché c'è un colpo che merita. Vediamo i gol di Siena Pistoiese che sono appena arrivati, un file molto breve, però giusto per vedere l'assist di Colombo, che non è l'uovo di Colombo ma è l'assist di Colombo, appena possibile lo vediamo. Guardate qui che cosa combina Colombo, attenzione, attenzione, op! Oh mio Dio, gran gol, il gol, gran gol, ma soprattutto che come gli è venuto in mente. Sì, e questo grande è il pareggio assist di Mendicino. Anche questo grande assist, eh? Sì, anche questo, però la finezza di Colombo, sì, nel fare quell'assist è meravigliosa. Assolutamente. Allora, io devo ringraziare per questa diretta che va avanti dalle 14.25, sono le 21.10, al mio cronometro sarebbero 6 ore e 40 più o meno. Devo ringraziare per la parte tecnica in regia, fantastico, Maurizio Daqui che mi supporta da oggi pomeriggio, Maurizio Daqui, Claudio Di Giacomo, Gaetano Tereo inviato a Perugia per Perugia Pescara, Claudio Di Giacomo che ha anche realizzato le immagini che avete visto da Via Tibullo a Pescara, e poi per il comparto giornalistico Antonio Recanati, per Giulianova Agnonese, Paolo Renzetti da Perugia, vi ha raccontato Perugia Pescara, Andrea Costantini ovviamente, ciao Andrea, ciao, grazie. Ciao a tutti. Alfredo Primate, che abbiamo sentito nel corso del pomeriggio, Francesca Romana Testi, che è stata la nostra, ci ha raccontato tutti i particolari di questo duplice omicidio a Pescara. È tutto per questa sera, davvero tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Da domani riprende la programmazione con lo sport di TV6, a partire da domani sera con il replay con Enrico Rocchi, poi tutti gli appuntamenti che conoscete perfettamente. Noi con l'Abruzzo del Pallone torniamo domenica prossima alle 19.30. Buona serata.